Il nostro paese si classifica negativamente nel contesto europeo, risultando fanalino di coda per quanto riguarda l'occupazione femminile. Una donna su cinque lascia dopo essere diventata madre. A sostenerlo è il dossier del Servizio Studi della Camera, dal quale purtroppo emerge che per le donne il mondo del lavoro è ancora caratterizzato da molte, troppe difficoltà. Ho riscontrato un po' nel mondo lavorativo questa percezione che si ha a livello europeo? No, nel mondo lavorativo è proprio così. Se noi vediamo le figure apicali, le donne sono poche, eppure il numero delle laureate è più importante di quello degli uomini. Non solo, hanno anche capacità maggiori riconosciute anche, diciamo, nei percorsi scolastici. Però poi, se devi dare un incarico a un uomo o a una donna, lo dai a un uomo perché è sicuro che l'uomo avrà più tempo da dedicare e non si prenderà mai dei giorni per la famiglia. In Italia il tasso di occupazione femminile, secondo i dati relativi al quarto trimestre 2022, è il più basso tra tutti gli stati membri dell'Unione Europea. Il dato corrisponde a circa 14 punti percentuali al di sotto della media e nello specifico per le donne di età compresa tra i 20 e i 64 anni è pari al 55%, mentre quello dell'occupazione nell'Unione Europea è di quasi 70 punti percentuali. C'è sempre una preoccupazione ad assumere una donna, perché se è in età fertile, mettiamola così, avrà dei figli e quindi non rientra fra quei lavoratori che danno prospettive all'azienda. È una problematica e quindi le donne arrivano più tardi a un lavoro stabile. Le donne che arrivano anche a professioni in numero maggiore poi in realtà hanno bisogno di molto tempo per stabilizzarsi o guadagnare quanto gli uomini. Ma la donna non è solo quella che fa i figli, è anche quella che si occupa del lavoro di cura. Il 40% delle dimissioni sono delle donne, non sono degli uomini, e hanno queste tipologie di necessità: i figli e quindi l'impossibilità di avere qualcuno che li segue, o i genitori quando arriva il momento in cui questi sono anziani. Insomma, i passi in avanti che il nostro paese millanta di fare poi nei fatti non ci sono e siamo sempre fermi a quella stessa mentalità per cui la donna è prima di tutto moglie e madre. Dovremmo ripensare il lavoro pensando che se ci sono delle famiglie alle spalle tra i lavoratori ci vogliono dei tempi uguali fra uomo e donna e soprattutto pensare che gli aspetti del lavoro di cura sia un arricchimento che vada valorizzato e che vada anche valutato nel percorso lavorativo di una donna.